Ecco, troviamo l'Atalanta in riscaldamento nel piccolo campo che è adiacente all'Olimpico. Piotti, portiere dell'Atalanta. Tutto sommato, secondo te l'Atalanta ha le carte in regola per provare a questo ennesimo esploit? Sì, direi che ha le carte in regola, almeno in partenza, in quanto appunto abbiamo visto che abbiamo messo in difficoltà sia il Verona, il Milan e anche le grosse squadre sono venute in casa nostra. E ultimamente appunto abbiamo perso di misura con l'Inter, quindi senz'altro le carte in regola, anche se troviamo di fronte a una grossa squadra, soprattutto decisa a vincere per non perdere l'autobus per lo scudetto. Nel giorno del Verona la Roma stenta a rimanere a galla, sebbene la squadra giallorossa ce l'abbia messa proprio tutta per far fuori l'Atalanta, forte di un Piotti in grande giornata e votata al difensivismo futuro. Scesi in campo con una sola punta Graziani, i giallorossi danno subito l'impressione di poter fare dell'Atalanta un sorboccone. Le azioni si susseguono con eleganza, la Roma gioca a memoria, il suo centrocampo è particolarmente felice, ma la palla, ovviamente, non vuole entrare. Ci provano in molti e da tutte le posizioni, Piotti è insuperabile. Dopo il disagio iniziale, l'Atalanta trova il gol con un'azione nata da una rimessa del portiere. Pacione sfrutta un'indecisione della difesa e beffa Tancredi in uscita. Un gol che sembra non essere vero da quanto è assurdo e rocambolesca l'azione che lo ha propiziato. Col trascorrere dei minuti l'iniziativa della Roma si fa sempre maggiore, la difesa atalantina si salva come può ed è sempre Piotti a meritare gli applausi per alcuni suoi interventi davvero pregevoli. E quando non c'è il portiere è il palo a salvare la porta atalantina, come in questo caso su un tiro di Giannini. Ecco, Iorio è il primo romanista che si affaccia all'intervallo, evidentemente entra in campo, una Roma a due punte e non solo Graziani in attacco. Sì, mi è stato detto di cambiarmi, entro in campo, sinceramente non so al posto di chi entro perché non sono andato negli spogliatoi. Senti, hai visto la partita, una Roma che preme però che non riesce a mettere dentro il pallone. Sì, sono quelle partite che purtroppo nascono male, speriamo di rimediare al secondo tempo. Senti, il 4-1 del Verona? Impressionante. E Buriani, che aveva giocato bene nel primo tempo, a lasciare il posto a Iorio. Inizia così un attacco continuo alla porta atalantina che porterà quasi all'esasperazione il pubblico romanista informato volta per volta dei risultati dagli altri campi. L'Atalanta mette da parte pressing, zona, marcatura uomo, insomma tradisce la sua identità di squadra che sa fare gioco e si getta in un catenaccio vecchia maniera da far rabbrividire anche gli allievi di Rocco. Prima Graziani, poi Ancelotti, Sereso portano gli attacchi più pericolosi. Dalla panchina giallorossa viene chiamato anche Chierico, così da una punta schierata all'inizio la Roma si trova a giocare con quattro attaccanti, ma intanto il gol non arriva. Quando sembra che per la Roma sia finita, ecco arriva il pareggio. Un cross dalla destra di Oddi per la testa di Sereso che mette in rete con la collaborazione di Piotti. Con la Roma tutta sbilanciata in avanti, il solito Pacione di nome, ma non di fatto, la palla per segnare, ma il suo tiro finisce a lato. Allora, eccoci con Caguna e Sonetti, vale a dire due toscani, un pisano e un livornese. A questo punto non voglio metterlo in mezzo, la partita è finita 1-1, do il microfono a Sonetti che penso voglia fare una domanda a Caguna. Ma gli voglio soltanto domandare che non pensasse che gli ho rubato un punto, insomma. Ecco, sentiamo Caguna. Ma a Pisa c'è un motto? I discorsi le porta via il vento, le biciclette livornesi. Io penso che oggi Sonetti, non la bicicletta, ma mi abbia rubato un punto. Ma io posso dire anche questo, che a Livorno si dice è meglio un morto in casa che un pisano a luce, quindi praticamente va bene così. Va bene, me ce pare, anche qui 1-1, credo.